Ciao artigiano, sono 5 mesi che sto provando, quindi sto testando il nuovo aspirapolvere e aspiraliquidi della Lavor, il Pro Worker M. La macchina è esattamente questa, fammela mettere sul banco così inizio a parlartene. Come puoi notare c'è un adesivo, questo classifica l'aspirapolvere e aspiraliquidi in classe di filtrazione M. Sulla parte anteriore c'è il selettore, è possibile commutarlo su diverse posizioni, c'è la presa elettroutensile a cui si può collegare un elettroutensile che assorba massimo 2200 watt. Tra selettore e presa elettroutensile c'è una piccola spia rossa che si accende per indicare quando il filtro è intasato. Questo aspiratore ha anche lo scuotitore di filtro. Lo scuotitore di filtro si aziona automaticamente al termine dell'utilizzo quando lo si impiega in questa posizione, ovvero con l'elettroutensile. Quindi c'è l'avvio automatico ritardato, lo spegnimento ritardato e al termine dello spegnimento si aziona lo scuotitore del filtro. È possibile comunque azionare lo scuotitore del filtro individualmente, basta posizionare verso il basso il selettore. I comandi sono molto semplici, questa posizione è spento, questa posizione è acceso, quindi in maniera manuale. Posizionandolo sul simbolo dell'elettroutensile si accenderà in automatico quando gli arriva l'impulso appunto dell'elettroutensile collegato alla presa di corrente. Verso il basso, come ti ho detto poco fa, per lo scuotitore, per azionare lo scuotitore manualmente. La presa aspirazione polvere è posta sulla parte frontale, si aggancia e sgancia in maniera molto veloce, ha un sistema di innesto rapido. Cosa molto importante da notare è che il tubo è da 4 metri, è molto flessibile, quindi molto comodo, soprattutto quando lo si utilizza con elettroutensili. L'attacco sull'estremità per l'elettroutensile è da 35 mm. Il cavo di alimentazione da 7 metri è possibile avvolgerlo alla maniglia stessa dell'aspirapolvere. Come detto all'inizio, non è solo un aspiratore, ma anche un aspiraliquidi, in più è anche un soffiatore. Basta rimuovere il filtro posto qui sulla parte posteriore della macchina, quindi in uscita dal motore, collegare lo stesso tubo che si utilizza per aspirare nell'attacco posto appunto dietro al filtro. La calotta e il fusto sono completamente in plastica antiurto. Inoltre ha 4 ruote, 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori più grandi di diametro e fisse. Le ruote sono antitraccia, ma non c'è la possibilità di frenarle. Dimensioni e peso sono circa 40 centimetri questo lato e 34 centimetri questo lato. Per un'altezza da terra la maniglia è di 50 cm. A vuoto il peso della macchina è di circa 7,5 kg. La capienza del serbatoio della macchina è di circa 27 litri. I sacchetti di tessuto ovviamente non hanno una capienza di 27 litri, prima di rimuoverlo va chiuso con l'apposita linguetta in cartone. Non è un sacchetto di carta, ma è un sacchetto in tessuto, e questo, unito al fatto che la macchina monta altri 2 filtri, permette di classificare questo aspirapolvere in classe di filtrazione M. Metto via il sacchetto e ti parlo di tutti i filtri che monta la macchina. Questo praticamente è come si presenta all'interno del serbatoio, la base stessa della macchina. Metto via anche questa. È possibile smontare il filtro, basta fare altro che farlo ruotare in questo modo e sfilarlo. Come puoi notare, monta già il filtro nel caso tu voglia utilizzare la macchina come aspiraliquidi. Ovviamente è possibile rimuovere anche questo. Rimetto a posto il filtro per i liquidi e velocemente ti parlo di questo filtro qui. Questo praticamente quello che fa il grosso del lavoro con le polveri sottili. Pulire questo filtro è molto semplice, ovviamente va fatto all'esterno, meglio indossare una maschera per la polvere, utilizzare un compressore dell'aria, indirizzare il getto dell'aria compressa dall'interno in modo che rimuova appunto la polvere depositata all'esterno sul filtro. Rimontare il filtro è molto semplice, queste due frecce arancioni dovranno essere allineate una volta sistemato il filtro, perciò si fa incastrare in questo modo, si spinge bene in fondo, dopodiché si ruota per innescare l'incastro. Queste frecce devono essere allineate, il filtro è montato correttamente. Quindi l'aspiratore, oltre al sacchetto di tessuto, che quello è il primo filtro, il filtro EPA, che questo qui è il secondo filtro, è dotato di un altro filtro posto in uscita dal motore. Questo è un filtro di tipo HPA. Anche questo periodicamente va pulito, anche questo si può pulire con aria compressa e, come ti ho detto prima, sempre dal lato opposto di dove si deposita la polvere. Si depositerà da questa parte la polvere, perciò andrà soffiato da questo lato. Smontare, pulire e rimettere a posto questo filtro, ovviamente, semplicissimo. Una volta chiuso lo sportello, questo filtro è montato correttamente. Prima di richiudere la macchina voglio specificare una cosa, che il volume interno del serbatoio non viene sfruttato ovviamente tutto. Perché? Perché c'è l'ingombro del filtro EPA stesso. Il sacchetto, quando lavora, lavora posto così, praticamente attorno al filtro, perciò non potrà mai
essere di volume pari all'interno del serbatoio. Questa è una cosa da valutare. C'è anche da dire una cosa però, che non conviene utilizzare un aspirapolvere a sacchetto nel caso questo debba essere abbinato tipo a un banco sega, un piccolo banco sega, un job site. Nel caso si vuole lasciare la macchina fissa in una posizione, abbinato a un altro elettroutensile o macchinario come ad esempio una troncatrice o un tavolo di fresatura, è possibile, per risparmiare sui sacchetti, smontare la maniglia, perché tanto ha solo due viti che la tengono, e posizionare qui sopra un separatore ciclonico. Perché posizionarlo qua sopra? Perché comunque, una volta smontata la maniglia, è un piano questo, un piano su cui tra l'altro ci si può appoggiare e anche montare, sfruttando i fori dove era montata la maniglia, appunto fissare il separatore ciclonico. Mentre per quanto riguarda con l'utilizzo, con l'impiego della macchina insieme a levigatrice orbitale o rotorbitale, ho sempre lasciato il sacchetto montato, perché è l'unico modo per farlo rientrare nella classificazione di filtrazione dei polveri M. Ora che tutto è collegato, nota una cosa: azionato l'elettroutensile a distanza di qualche secondo si azionerà il motore dell'aspirapolvere, rilasciato l'elettroutensile dopo qualche secondo smetterà di aspirare l'aspirapolvere e si azionerà un automatico lo scuotitore del filtro. Perfetto. Prima di rimuovere il sacchetto dall'interno e collegare la macchina a un banco sega, per farti vedere se è il caso di farlo o meno, come si comporta il filtro e se lo scuotitore è efficiente, voglio misurare praticamente quanto rumore fa, i decibel che emette questa macchina quando è accesa. Per fare questo mi sono scaricato un'applicazione sul telefono, tu adesso sul video vedrai direttamente la registrazione dello schermo del telefono. Starò a circa 50 centimetri, così. Quindi accendo la macchina, 50 centimetri sono qua, allora più o meno sono 90 decibel, standoli a fianco sono 88, standoli dietro sono 90, standoli davanti sono 92, a una distanza di 50 centimetri. Come ti ho detto prima, adesso smonto il sacchetto e vediamo se è il caso o meno di utilizzare questa macchina priva del sacchetto. Collego il banco sega all'aspiratore. L'aspiratore, ti ricordo, è senza sacchetto. Ora, in che condizioni è il filtro dopo averlo utilizzato in questo modo? Ok, vediamo un po'. Ovviamente guarda quanta polvere per un taglio solo si è accumulata sul fondo del serbatoio. Adesso voglio azionare lo scuotitore manualmente. Quindi diciamo che anche lo scuotitore fa il suo lavoro. Un'altra prova che si può fare è quella di far aspirare all'aspiratore senza sacchetto la polvere contenuta in un altro fusto, esattamente in questo. Questa è polvere abbastanza sottile. Questo è l'aspiratore che rimane sempre attaccato al banco sega in questo momento. Quando utilizzato in modalità manuale avrei notato ugualmente che non si aziona lo scuotitore del filtro al termine dell'utilizzo, perciò va utilizzato a parte.
vediamo un attimo ora il filtro in che condizioni è. Direi che il filtro è bello intasato. Ovviamente più a lungo lo si lascia lavorare lo scuotitore e meglio è. Bene, come appena visto, anche senza sacchetto non tende a intasarsi o comunque sia. Lo scuotitore fa il suo lavoro, non fa miracoli, ma fa il suo lavoro. Quando lo utilizzi senza sacchetto, un consiglio che ti posso dare è tieni d'occhio la spia, quindi il pannello sempre rivolto verso di te, di modo che se vedi una spia rossa vuol dire che si sta intasando, allora è meglio fermarsi. Questo però se lo si utilizza senza sacchetto. Con il sacchetto praticamente è impossibile che si intasi, perché tutta la polvere, il trucciolo, la polvere finisce dentro il sacchetto e viene bloccata prima di andare a intasare appunto il filtro EPA. Artigiano, direi che il test si può concludere qua. Io qui sotto in descrizione ti lascio sia il link per il gruppo di acquisto, perché indovina un po', questo qua più avanti lo troveremo sul gruppo d'acquisto. Gruppo d'acquisto Facebook legato alla mia pagina Facebook Stefano il Falegname. Inoltre ti faccio trovare anche il link direttamente al sito della Lavor, dove puoi andare a leggerti tutte le caratteristiche tecniche sia della macchina e la lista di accessori che viene data a corredo. Un'ultima cosa, artigiano, ricordati che questa macchina è destinata a un utilizzo professionale, ma impiegandola senza sacchetto non rientra più nella classe di filtrazione polveri M. Con questo è davvero tutto. Là, ricordati, passa qui sotto in descrizione, troverai il link sia per il gruppo di acquisto che per le specifiche tecniche dettagliate sul macchinario. Noi ci sentiamo al prossimo video, stammi bene, ciao artigiano! L'annuncio che dovevo fare a termine video è esattamente che il 19 di gennaio sarò a Milano. Ci sarà l'evento per l'inaugurazione del primo CarNext Delivery Store, dove si trova la migliore selezione di auto usate, carnext.com. Potrai assistere mentre realizzo passo passo un mobile per il garage, un pannello per gli speaker e tanti altri oggetti utili sia per la macchina che per il tuo box auto. Allora non perderti l'evento, ci vediamo sabato 19 gennaio dalle 10 al CarNext Delivery Store, via Cassinis 23, Milano. Ti aspetto e per chi viene ci saranno anche delle sorprese.